John Bourne, ragazzi, John Bourne, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel video dei 20 calciatori, secondo me, più forti al mondo, indipendentemente dal ruolo. Ecco, visto che sicuramente ho preso insulti negli altri video, questi ne prenderò tantissimi, perché i giocatori al mondo sono tantissimi, e ridurli a 20, soprattutto mischiarli senza nessun tipo di ruolo, è assolutamente una cosa difficile. Quindi cominciamo così, sono proprio un coglione, non capisco niente di calcio. Detto questo, iniziamo ovviamente con la top 20. Vi ricordo di farmi sapere qui sotto su cosa siete d'accordo e su cosa no, quindi magari ditemi la vostra, spiegatemi anche perché, iscrivetevi al canale, dai ragazzi, supportate questo progetto, perché ogni giorno alle ore 17:30 esce un nuovo contenuto di questo tipo. Lasciate 1000 mi piace qui sotto e domani vi porto la top 10 allenatori più forti del mondo e noi partiamo subito. Barella. Ecco, qua già subito partiamo male. Alla fine ho deciso di metterci lui, ci ho pensato a lungo. E guardando anche le classifiche che ho fatto, è stato quello, secondo me, più forte e lasciato fuori dalle prime 19 posizioni. Nicolò Barella è assolutamente uno dei migliori calciatori al mondo. E qualcuno non sarà d'accordo con me perché dirà ma in realtà è solo perché è italiano. Tutti quelli che sono italiani o che giocano in Serie A, secondo la gente, fanno schifo. Mentre quelli che giocano fuori, perché non li vedete, sono sempre super forti. In realtà Barella, secondo me, giocherebbe titolare in qualunque. E sottolineo qualunque squadra del mondo, anche al Manchester City o al Liverpool o in qualunque altra squadra, e per questo lo metto in top 20. Centrocampista totale, sa segnare ma sa anche difendere, sa contenere ma sa anche costruire, è un calciatore che sa fare veramente qualunque cosa. 19, Thibaut Courtois. Secondo me si merita assolutamente la top 20 e in questo momento lo vedo come, tra l'altro, secondo miglior portiere del mondo. Qualcuno l'avrebbe anche messo primo. Credo che il suo upgrade al Real Madrid sia stato qualcosa di clamoroso, perché i più attenti diranno vabbè, ma anche al Chelsea era forte. E sì, sono d'accordo con voi, ma qualcuno era davvero pronto a scommettere che al Real Madrid avrebbe confermato quanto di buono fatto in maglia blues? Il grande salto non è mai scontato, però lui ci è riuscito. 18. Virgil van Dijk. Probabilmente avessi fatto questo video un po' di tempo fa, Van Dijk sarebbe finito in top 10 e forse anche in top 5. Forse con il passare degli anni un po' la figura di Van Dijk, per come ce la siamo immaginata e per come era arrivata al top, è calata nel nostro immaginario, ma le sue prestazioni assolutamente no. Difensore centrale imperioso, uno dei migliori al mondo e non mi vergogno di dirlo. Van Dijk fa assolutamente la differenza in fase difensiva. Probabilmente i problemi fisici che lo hanno costretto ai box troppe volte negli ultimi due anni hanno penalizzato la sua ascesa a livelli clamorosi, che lo rendono comunque già in questo momento il miglior, secondo me, difensore centrale al mondo. 17. Erling Braut Haaland. Voglio un attimo aspettare, perché qualcuno sicuramente dirà vabbè, ma scusami, ma Haaland non lo metti in top 10? Haaland non lo metti in testa? No, Haaland sta facendo benissimo, ha fatto benissimo al Salisburgo, ha fatto benissimo e sta facendo benissimo al Borussia Dortmund, ma il grande salto deve ancora farlo. Quindi per me, innanzitutto, in questo momento si trova comunque in top 20. Però personalmente vedo alcuni giocatori davanti a lui. Haaland è una macchina da gol, è un calciatore clamoroso, è uno di quelli che sembra non sentire minimamente l'avversario che affronta. Può affrontare il Real Madrid così come l'Eintracht di Francoforte e gli cambia veramente nulla. Erling Braut Haaland è pronto per scalare questa classifica. 16. Kimmich. Con lui rimaniamo in Bundesliga, ma Kimmich è diventato un calciatore fondamentale per questo Bayern Monaco. Innanzitutto si premia la duttilità, può giocare ovunque, difensore centrale, terzino, mediano, mezzala, trequartista, esterno a tutta fascia, ala, dove lo metti, Kimmich sta e lo fa alla perfezione. Fa parte di quell'ondata di giocatori che era partita con Philipp Lahm e poi si è rivoluta con Alaba, adesso con Kimmich e successivamente lo farà con Alfonso Davies. Quei giocatori tutto fare, che però tutto quello che fanno, lo fanno alla perfezione. Kimmich per me, nel suo ruolo, poi bisogna capire qual è tra i più forti al mondo. 15. Bruno Fernandes.
Ho visto che qualcuno si è lamentato già ieri perché ho messo Bruno Fernandes in top 11, recuperatevela tra l'altro, della squadra più forte del mondo. Io lo ripeto con fermezza, non è che se lo United non sta andando bene allora Bruno Fernandes va penalizzato, perché lui continua a fare la differenza. Sulla tre quarti, secondo me, è uno dei migliori al mondo e in fase realizzativa riesce comunque a confermare tutto quello che vi ho appena detto. Bruno è sicuramente un calciatore formidabile e credo che in top 15 in questo momento ci rientri. 14. Jan Oblak. Lui è, secondo me, il portiere più forte al mondo in questo momento. Qualcuno avrebbe voluto vedere sopra Courtois. Io ancora ci metto Oblak. Ne ho parlato nel video dedicato, lo ripeto anche adesso, per il senso della posizione, per la bravura del trovarsi sempre al posto giusto al momento giusto, per la tranquillità che dà a tutti i tifosi dell'Atletico Madrid e al Cholo Simeone in primis, che fa della fase difensiva il suo mantra maggiore e più importante. Oblak è un portiere completo, straordinario e clamoroso, e per me è 14° al mondo tra tutti i giocatori di tutti i ruoli. 13. Alexander Arnold. Terzino clamoroso e secondo me in assoluto il terzino, che sia destro o sinistro, più forte del mondo. Calciatore completo anche lui, che può giocare ovviamente perfettamente sia in fase offensiva che in fase difensiva. Non si limita magari a difendere benissimo, cosa che realmente fa, ma ogni tanto gli toglie anche lo sfizio di far gol e di far fare gol ai propri compagni. Alexander Arnold, che tra l'altro è uscito dalla cantera, dalla primavera, dalle giovanili del Liverpool, è in questo momento uno dei calciatori più forti e importanti del Liverpool. 12. De Jong. Beh, ne ha fatta di strada, eh. Vi ricordate quando il Barcellona decise di prenderlo dall'Ajax? Molti storsero il naso perché dicevano: beh, è forte, ma insomma la cifra è troppo alta, non varrà mai quei soldi. Beh, De Jong ci ha messo pochissimo a valere quei soldi, ci ha messo pochissimo a diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo in quello che fa. E se si pensa che adesso il Barcellona sta ricostruendo, ma che comunque ripartirà in ogni caso dal centrocampista olandese, allora è un tutto dire. 11. Luka Modric. Solo 11°, non capisci niente di calcio. Nell'epoca in cui dire non capisci niente di calcio è un sacco di moda, perché sembra che la gente poi capisca tantissimo, ma in realtà la gente non capisce un cazzo esattamente quanto te. Luka Modric in questo momento lo state supervalutando, non sopravvalutando perché è un termine brutto, ma supervalutando per l'assist clamoroso che ha fatto, che è valso la semifinale di Champions. Modric per me è 11° calciatore al mondo tra tutti i giocatori del mondo. Lo metto fuori dalla top 11 perché oggettivamente, questo penso io, Modric è un po' calato con il passare degli anni, ma ci credo ragazzi, a 36 anni, quanti ne ha, 35-36 anni, mi sembra anche normale che si cali. Ad ogni modo resta comunque clamoroso, uno di quei giocatori che c'ha gli occhi anche dietro. Il passaggio fatto per il gol del 3-1, del 3-1 mi ha ricordato Francesco Totti, e a me sinceramente mi ha colpito anche e mi ha toccato il cuore. 10. Kroos. In questo momento, tra Modric e Kroos, se devo scegliere in top 10, decido di metterci Kroos. Non voglio togliere assolutamente nulla a Modric, ma Kroos in questo momento lo vedo più continuo. Sta facendo una partita clamorosa dopo l'altra, ma soprattutto gioca anche un ruolo fondamentale, la giovane età. Entrambi stanno facendo più o meno la stessa stagione, con la differenza che Kroos c'ha ancora tanti anni davanti e quindi può ancora crescere di più rispetto a quello che stiamo vedendo. Calciatore clamoroso che dovunque è andato ha sempre fatto la differenza. Bayern, Real Madrid, senza nessun tipo di problematica, e per me merita la top 10. 9. Momo Salah. Mi auguro sinceramente che io possa dire tra qualche mese: beh, mi sono sbagliato, beh, Salah si merita il pallone d'oro, e può farlo. Dovrebbe eliminare il Villarreal in semifinale e vincere la Champions da protagonista contro la vincente di Real Madrid o Manchester City, perché può farlo. Può ribaltare il Manchester City e vincere la Premier League, può vincere il pallone d'oro, perché Salah ce l'ha, e perché io da romanista amo immensamente Salah. Giocatore clamoroso che da quando è a Liverpool ha pure imparato ad addrizzare completamente i piedi, facendo dei gol da cineteca precisi e bellissimi. Momo Salah si merita tutto quello che sta ricevendo e probabilmente anche di più, e se continua di questo passo, quel di più lo raggiungerà e lo otterrà. 8. Neymar.
fa di moda dire vabbè, ma Neymar ormai è diventato scarso. No, la verità è che Neymar da 3 anni a questa parte ha praticamente trascinato il Paris Saint-Germain. Poi è ovvio, delle volte capita anche che lui, come tanti altri, abbiano degli alti e bassi, ma Neymar è un calciatore clamoroso che probabilmente al Paris Saint-Germain si è anche confermato a livello di leadership. Dispiace perché probabilmente non diventerà mai meglio di Pelé, come ha detto Pelé, però Neymar è sicuramente un signor calciatore, uno di quelli che con il pallone fa quello che gli pare, e quindi decido di metterlo all'ottavo posto. 7. Cristiano Ronaldo. E qui casca il mondo. Ma come ti permetti di mettere settimo Cristiano Ronaldo? Mi dispiace ragazzi, ma Ronaldo quest'anno mi sembra che non faccia più la differenza, e negli ultimi anni alla Juventus ha segnato tanto, però mi sembra che faccia meno la differenza rispetto a tanti altri. Quindi ho deciso di mettere Cristiano Ronaldo del 2022, ma non solo dell'annata 2022, ad oggi in valore generale, ma nel 2022 al settimo posto. Ha 2 anni in più di Messi, quindi credo sia normale che cali prima di Messi, e credo che sia un calciatore assolutamente straordinario che continua ancora a fare la differenza. Quando gioca lui sinceramente si vede, però al momento non mi sento di inserirlo in top 5. E adesso preparatevi ai bestemmioni. 6. Fuori dalla top 5 decido di metterci N'Golo Kanté. Ho fatto tanta fatica per capire chi metterci, per capire come mettere qualcuno, visto che i primi 6, i primi 7, i primi 8 sono tutti, i primi 10 sono tutti dei fuori classe clamorosi. Alla fine ho scelto di metterci Kanté, forse perché Kanté fa un ruolo talmente tanto delicato, ma talmente poco sugli scudi, che facciamo fatica magari a paragonarlo con uno che fa l'attaccante. Questo assolutamente sì, però Kanté è un calciatore straordinario. Qualcuno disse: quando piange Kanté piange il mondo. Ci ha fatto affezionare a lui e continua a fare la differenza in tutto e per tutto. Quest'anno però devo dire ovviamente che se devo dare lo scettro a qualcun altro, preferisco ovviamente mettere da parte Kanté, ma comunque piazzarlo sesto al mondo. 5. Kylian Mbappé. Il cerchio si ristringe. Qualcuno crede che Mbappé da un paio d'anni sia il calciatore più forte del mondo. Potrei crederlo anch'io, ma questo è un discorso che potevo farvi nel 2018, quando l'ho visto fare la differenza al mondiale. Con il Paris Saint-Germain sicuramente sposta gli equilibri, ma in un campionato di secondo livello probabilmente. E in Champions League con il Paris Saint-Germain, la Champions, ancora non l'ha vinta e ancora ha dimostrato, e ancora non ha dimostrato di poterla vincere trascinando i parigini. Quindi se devo essere sincero lo metto ancora quinto, con la consapevolezza che Kylian Mbappé sarà il miglior giocatore del mondo, e se continuerò, se dovessi continuare a fare questo top 10, top 20, continuerò a metterlo primo, probabilmente da tra un paio d'anni, successivamente per sempre, ma al momento secondo me siamo ancora allo step secondario e quindi in top 5, ma quinto. 4. Robert Lewandowski. Anche qua ho fatto tanta fatica, diciamo che ho dovuto un pochino seguire anche quello che era il mio istinto per quanto riguarda le varie top 10, e nelle mie top 10 ho deciso di mettere Mbappé dietro a Lewandowski, perché in questo momento di valore assoluto, se dovessi prendermi un solo giocatore tra Mbappé e Lewandowski, e così devo ragionare, per solamente un anno, quindi non per il futuro perché ovviamente prenderei Mbappé, ma per solamente un anno dovessi prendermi alla Roma un attaccante per poi rimandarlo a casa sua, probabilmente oggi tra Mbappé e Lewandowski mi prenderei Robert Lewandowski, un giocatore che negli ultimi 2 anni meritava probabilmente entrambe le volte il pallone d'oro, la seconda meno che la prima gli hanno annullato la cerimonia e il pallone d'oro in generale, l'assegnazione, la seconda lo hanno dato a Lionel Messi. Fatto sta però che Lewandowski per me è il quarto miglior calciatore al mondo in assoluto. E saliamo sul podio con 3. Karim Benzema. Karim the Dream. Sono stato davvero indeciso, a un certo punto pensavo addirittura di metterlo primo in classifica, poi penso che stiamo esagerando. Sicuramente Benzema in questo momento sta vivendo un momento di forma strabiliante, il fatto che lo stia vivendo oltre i 35 anni è qualcosa di clamoroso. Il suo corpo non risponde a quello di un over 35, risponde a quello di un ventenne, e Benzema continua a fare la differenza. Se il Real dovesse vincere questa Champions, il pallone d'oro andrebbe a Karim Benzema, glielo auguro, ma probabilmente c'è qualcuno di più accreditato, non il secondo, probabilmente il primo. Però adesso Benzema lo metto da parte e andiamo avanti. 2. Lionel Messi. Credo in generale che nel mondo
Messi sia ancora il più forte. Decido però di premiare qualcun altro, perché credo che nel 2022 sia più decisivo l'altro. Messi però, sinceramente, non posso metterlo da parte per nessuna ragione al mondo. E qualcuno dirà: ma il Messi del Paris Saint-Germain? Ragazzi, Messi 6 mesi fa ha trascinato l'Argentina praticamente da solo a vincere la Copa America, con l'Argentina che non vinceva un trofeo, che sia mondiale o ovviamente americano, Copa America, da una vita, veramente da una vita. Messi ce l'ha fatta. Per anni ha scritto la storia del Barcellona, e fino a quando è stato al Barcellona, tipo 6 mesi fa, continuava a far gol e ha vinto un pallone d'oro veramente poco tempo fa. Adesso al Paris Saint-Germain inizialmente ha fatto fatica ad integrarsi, magari non ha segnato tanto, ma ha fatto segnare in un modo assurdo, e in Champions ha continuato ad essere decisivo. Beh, sinceramente credo di sì, credo che lui sia ancora sul podio. E uno, Kevin De Bruyne. Basta dire sempre che bisogna segnare per finire in prima posizione, per essere il migliore al mondo. Credo che quest'anno il pallone d'oro se lo giocheranno 3 calciatori: Benzema, De Bruyne e Momo Salah. Momo Salah mi deve stupire, deve scalare questa classifica. Benzema l'ho messo al 3° posto, Messi è sempre Messi. De Bruyne però, secondo me, ad oggi è il miglior calciatore del mondo. Io lo vedo come il più forte in assoluto, quello che è capace di fare qualunque cosa, la stella del Manchester City, una squadra fatta con soldoni, una squadra fatta con un progetto, perché sì, Guardiola l'ha fatto con un progetto, ma sicuramente una squadra fatta con soldoni. E per me in questo momento KDB è il miglior, il più forte calciatore del mondo. Detto questo, fatemi sapere ovviamente la vostra con un commento qua sotto, fatemi sapere cosa avreste cambiato, sono pronto alla mentale, mentale, bla bla bla. Iscrivetevi al canale, domani ragazzi lasciate 1000 mi piace, c'è la top 10 allenatori, grazie e buon inshallah, l'allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!